Il carattere frammentario dell'opera non riguarda solo la struttura, ma anche il contenuto. A livello strutturale, il carattere frammentario dell'opera è evidente dal riferimento ai frammenti contenuti nel titolo Rerum Vulgarium Fragmenta. Abbiamo quindi di fronte il racconto di una storia in versi che viene presentata al lettore in frammenti, in testi poetici autonomi dal punto di vista narrativo. Ognuno, per così dire, fa storia a sé, in quanto racconta un momento della vicenda in sé compiuto, che possiamo comprendere in un certo senso a prescindere dalla trama complessiva, peraltro molto esile. Ma il carattere frammentario riguarda anche il livello tematico, perché la storia d'amore è anche il diario o romanzo lirico di un'anima divisa e lacerata, che tenta di trovare un equilibrio, una forma di ricomposizione, proprio nella scrittura poetica. Quando Petrarca preannuncia la composizione dell'opera nel Secretum, afferma di voler raccogliere e ricomporre i frammenti sparsi della sua anima. Il riferimento ai frammenti comporta anche l'identificazione di un tema centrale, ossia la volontà di costruire e ricomporre la personalità psicologica e morale del poeta, lacerato da esperienze e passioni contrastanti, diverse nel tempo e spesso anche conviventi. Chiediamoci perché il canzoniere non è semplicemente una raccolta di componimenti poetici e cosa c'è sotto l'esile impianto narrativo di una tormentata storia d'amore. Ma qual è prima di tutto l'impianto narrativo di cui stiamo parlando? Il canzoniere è fondamentalmente un romanzo lirico in versi che in 366 componimenti, uno per ogni giorno di un anno bisestile, racconta la storia dell'amore del personaggio che dice io, cioè Petrarca, per una donna di nome Laura, una storia che è scandita in due tempi, in vita e in morte di Laura. Una Laura che forse ricambia l'amore, ma non cede al desiderio della figura maschile. La donna muore, e questa è interessante, ma il poeta continua a celebrarla anche dopo morta. Il canzoniere è dunque un romanzo lirico in versi, frammentario, che racconta una storia d'amore che tuttavia non si esaurisce nella semplice vicenda individuale, ma si carica di un valore ulteriore. È qui evidente il legame di Petrarca con la cultura e la mentalità medievale. Il romanzo lirico in questione non è soltanto la storia di un uomo, Francesco Petrarca, innamorato di una donna chiamata Laura. Ma come nel caso della Vita Nova e della Divina Commedia, la vicenda assume un carattere esemplare e universale, poiché è la storia di una perdizione, cioè di un soggetto che è vittima di una passione dal suo punto di vista peccaminosa e irrazionale, ma che poi si risolve in una liberazione. Se leggiamo infatti il sonetto proemiale, ci accorgiamo che il poeta rifiuta e condanna quell'amore, si è pentito e intende tornare, almeno apparentemente, al vero amore, l'amore per Dio.